fasi del ciclo. Multisteril esegue automaticamente tutte le fasi del ciclo di preparazione alla sterilizzazione di strumenti e materiali, seguendo un preciso protocollo operativo automatizzato. Dopo aver collegato l'apparecchiatura e caricato l'apposito liquido, come da istruzioni, bisogna selezionare il ciclo e attivarlo tramite il pulsante Start. Verranno eseguite automaticamente tutte le funzioni. Caricamento acqua. L'acqua entra nella vasca grazie alla pressione di rete, passando da un'apposita condotta posta sul coperchio del dispositivo. Quando l'acqua raggiunge il livello, l'erogazione si blocca automaticamente e dà inizio alla fase successiva. Ingresso disinfettante e detergente e azionamento liquido. Un'apposita pompa peristaltica, presente all'interno del dispositivo, introduce automaticamente la percentuale di disinfettante e detergente precedentemente impostata nei parametri del ciclo. Al termine si avvia automaticamente la fase successiva. Riscaldamento. Il dispositivo procede per 5 minuti a riscaldamento e a una prima decontaminazione statica degli strumenti. Degassificazione. Questo processo permette di eliminare i gas disciolti nell'acqua, evitando interferenze con gli ultrasuoni e migliorandone l'efficienza. Lavaggio ad ultrasuoni. Al termine della fase di degassificazione si avvia la detersione ad ultrasuoni, dando inizio alla cavitazione, che permette di asportare residui chimici e organici presenti sui materiali immessi nella vasca, abbattendo la carica batterica di oltre il 95%. La durata di questa procedura può essere programmata dall'operatore da 5 a 30 minuti. Scarico. Al termine della fase di detersione, Multisteril scarica automaticamente tutti i liquidi presenti nella vasca. A vasca completamente vuota, inizia la successiva fase di risciacquo. Risciacquo. Per togliere ogni residuo chimico sugli strumenti, si attiva la fase di risciacquo, che avviene per immissione di acqua a pressione tramite appositi ugelli posti nel coperchio. L'acqua immessa viene poi automaticamente scaricata in rete. Al termine si attiva la fase di asciugatura. Asciugatura. Per garantire una corretta asciugatura dei materiali, la macchina genera un flusso di aria calda, prodotta da una ventola e una resistenza posta sul coperchio del dispositivo, la quale lambisce gli oggetti e ne asporta l'umidità sotto forma di vapore. Al termine di tutti i processi sopra descritti, un triplice segnale sonoro avviserà l'operatore della fine del ciclo. La sterilizzazione nell'organizzazione dello studio medico assume un ruolo determinante. Pertanto l'ottimizzazione del processo è un aspetto che deve essere curato con massima attenzione. Quali sono gli aspetti da gestire? Tempi di impiego delle assistenti. Le assistenti impiegano molto tempo nella fase di preparazione alla sterilizzazione degli strumenti, poiché le procedure manuali sono molteplici e complesse. Tutte le fasi di disinfezione, detersione, sciacquo e asciugatura avvengono automaticamente senza nessun intervento umano. Il tempo complessivo è paritetico a quello manuale, 30-40 minuti circa, ma non occorre la presenza dell'operatore, che può così utilizzare al meglio il suo tempo. Il fattore rischio. La manipolazione di strumenti e materiali potenzialmente infetti è un fattore molto importante e deve essere tenuto sotto stretto controllo, sia per la tutela degli operatori che per la responsabilità del titolare dello studio.
Non essendoci manipolazioni e travasi di strumenti e materiali potenzialmente infetti, vengono annullati i rischi di infortuni sul lavoro e, di conseguenza, anche le responsabilità del datore di lavoro. Gestione del protocollo. La sterilizzazione avviene correttamente se la procedura di preparazione dei materiali è correttamente eseguita. Diversamente, si vanifica completamente tutto il processo. Multisteril assicura che tutto il protocollo venga eseguito in modo assolutamente corretto e conforme alle procedure di riferimento, assicurando una perfetta fase di preparazione alla sterilizzazione. Spazi. Lo spazio è un altro problema importante. Infatti, molto spesso, le sale di sterilizzazione hanno dimensioni contenute e la razionalizzazione degli spazi assume un valore notevole. Normalmente, per posizionare i dispositivi e poter lavorare in modo corretto, avete bisogno di un'area di almeno 2 metri lineari più lavabo. Con Multisteril, in poco più di 40 cm, racchiuderete tutte le fasi di preparazione. Il tutto senza fare sciacqui, travasi, senza inquinare l'ambiente e contaminare i piani di lavoro. Costi complessivi. Il costo è una componente importante che deve essere messa sotto controllo. L'analisi sui costi deve essere approfondita e razionale. Utilizzando Multisteril, quali costi avrete? Circa 2 euro per ciclo. Quale costo del liquido detergente? Oltre al costo elettrico. Quale risparmio avrete? Forte risparmio sui costi di manodopera, in quanto la vostra assistente risparmierà 30-40 minuti ogni ciclo. La vostra assistente utilizzerà in modo minore i DPI come guanti, occhiali, camici. Risparmierete sui liquidi disinfettanti perché non saranno più necessari per la fase di disinfezione degli strumenti. Risparmierete nell'utilizzo di liquidi disinfettanti e tempo per la disinfezione dei piani di lavoro al termine di ogni preparazione. Multisteril è la vera innovazione che sta cambiando la procedura del processo di sterilizzazione. Un dispositivo straordinario che facilita il vostro lavoro, lo rende più sicuro e che vi assicura un forte risparmio economico. Solo un'azienda leader nel mondo della sterilizzazione poteva realizzare un dispositivo così evoluto e in sintonia con le esigenze del mercato.